Exoratix, eccoci qui oggi con questa bellissima Peugeot 208, motore elettrico 100 kW qui in allestimento all'Urpec. La troviamo oggi in questa bellissima colorazione nero perla. Troviamo nella parte centrale del nostro muso il logo Peugeot con la scritta 208 cromati che spiccano. Nella parte laterale troviamo questi bellissimi cerchi in lega dal raggio di 16 e parlando di dimensioni, l'auto è lunga 406 cm. Larga 175 cm e alta 1,43 m. I vetri posteriori come l'1.8 sono oscurati e qui in mezzo possiamo trovare il logo che ci ricorda che la nostra auto è 100% elettrica. Passiamo ora al bagagliaio. Troviamo ovviamente all'interno i cavi di ricarica sia per la ricarica domestica che per la ricarica per la colonnina. Per quanto riguarda la capienza, troviamo una capienza di 309 litri che possono diventare 406 abbattendo le sedute posteriori che sono frazionabili un terzo e due terzi. Sulla sinistra troviamo una comodissima luce di cortesia e passiamo ora agli interni. L'auto è 5 porte e 5 posti, ovviamente. Troviamo questi bellissimi sedili, pelle misto tessuto, neanche bicolor perché i colori in realtà sono tre. Troviamo il colore grigio più chiaro con questa fantasia, un po' tutta triangolare, con un grigio in realtà più scuro e le rifiniture che sono azzurrine che ci riportano al colore del logo. Troviamo ovviamente attacchi Isofix e i cristalli sono elettrici. Passando alla parte anteriore dell'abitacolo troviamo il volante che, come di dovere, è piccolino per darci più sensibilità alla guida. Lo troviamo in pelle a due razze. Sulla sinistra troviamo i tastini per la regolazione del volume e per la ricerca vocale, per l'auto, appunto. Sulla destra invece troviamo tutti i tastini per le chiamate e per poterci muovere sul nostro display. Il display si trova nella parte, frontale, quindi di fronte al guidatore, leggermente reclinato in modo tale da non distogliere troppo lo sguardo dalla strada, quindi comodissimo. Troviamo poi una tastierina a pianoforte con tutta la regolazione del clima e appunto il tastino per le quattro frecce. Troviamo tantissimi vani portaoggetti e tantissime prese per la ricarica dei nostri telefoni. Il cambio è automatico così come il freno di stazionamento e di fianco al guidatore potremo trovare un comodissimo vano portaoggetti. L'alimentazione ovviamente è elettrica, immatricolata nel 2021. Queste e tantissime altre Peugeot 208 le trovate sul nostro sito ratix.com. Exo!